torna in aula, in tribunale, la vicenda, la tragedia dell'hotel Rigopiano, il crollo dell'hotel che ha causato 29 vittime, la valanga scesa a distruggere tutto. Oggi in tribunale a Pescara ancora un'udienza, è aumentato il numero degli imputati che chiedono il rito abbreviato, erano 24 fino a oggi, da oggi sono 26, ma per tutte le altre delucidazioni e per tutti i passaggi su quanto è avvenuto oggi in tribunale a Pescara, ascoltiamo in diretta il collega Luca Pompei. Buongiorno Luca. Sì, Marina, siamo qui al Tribunale di Pescara dove è terminata l'ennesima udienza preliminare per quel che riguarda la tragedia dell'hotel Rigopiano. Nell'udienza odierna la notizia più importante riguarda l'accertamento tecnico chiesto dal GUP Sarandrea, una sorta di perito terzo rispetto alle consulenze di accusa e difesa per rispondere a quesiti importanti in sintesi. Si riguardano la valanga, il nesso causale della valanga e soprattutto l'innesco dato dal terremoto, se questo può rappresentare un nesso in tal senso. E poi carta valanghiva della regione, se era necessario oppure meno. Terzo quesito, il simultaneo utilizzo di tutti i mezzi sgombraneve. Sarebbe stato questo utile per evitare le 29 vittime al crollo dell'hotel Rigopiano? Lo stabilirà il perito che sarà nominato nella prossima udienza fissata per il 1° ottobre. Altri due elementi Marina riguardanti la questione delle richieste di rito abbreviato. Pensate, 26 imputati su 30 l'hanno richiesto e potrebbero aggiungersene altri all'esito della perizia del GUP. L'altro elemento di forte tensione oggi al Tribunale di Pescara, la richiesta di parte civile da parte dell'ANMIL, una richiesta che ha fatto infuriare alcuni parenti delle vittime che hanno detto, senza mezzi termini, vengono qui a fare cassa e dov'erano quando i nostri cari sono rimasti sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. L'avvocato dell'ANMIL Gabrielli ha invece risposto che questo potrebbe rappresentare un elemento utile ai fini della sentenza come risonanza rispetto all'accadimento. Staremo a vedere, ma su questo e su altro ancora abbiamo ascoltato l'avvocato Vania Della Vigna. Siamo a 26 richieste di rito abbreviato su 30 imputati e potrebbero aggiungersene anche delle altre. Che situazione è questa? Beh, è una situazione comunque che ci permette anche maggiore certezza, perché avremo a breve comunque una sentenza e quindi anche per le vittime è una certezza di avere in tempi rapidi un giudizio che possa dire loro perché i loro cari sono deceduti. Io credo che ci saranno altre richieste di rito abbreviato nella prossima udienza, udienza in cui, come giustamente dicevi tu, il giudice nominerà un team, un pool di periti su alcuni aspetti un po' controversi, innanzitutto sul nesso causale tra il sisma e la valanga, il punto di innesco della valanga, se era zona valanghiva, se esisteva questo rischio valanghivo e come doveva essere gestito, ed infine l'utilizzo dei mezzi della provincia, cioè se la provincia avesse per assurdo utilizzato tutti i mezzi. Tensione tra i parenti delle vittime per l'ennesimo ente esponenziale che chiede di essere ammesso come parte civile. Gli enti esponenziali hanno comunque diritto a costituirsi parte civile nel processo a fianco delle vittime e spero che anche questa nuova parte civile possa essere per noi avvocati parte civile un supporto.